Questo appuntamento vi è offerto da Già che ci sei. Il nome nasce per caso da una battuta tra amici. A Cartura, in provincia di Padova, ora una cucina che profuma di ambiente familiare. Già che ci sei, un'attività che si tramanda di padre in figlio. La signora Claudia con il signor Settimo ed il figlio Enrico vantano infatti una esperienza trentennale nella ristorazione. La vera passione è onorare le materie prime, dal pesce l'occhio attento su tutte le specialità, dai spaghetti allo scoglio al risotto nero di seppie, dal pesce fritto alla paella. Ah, già che ci sei, tante nuove idee per realizzare gustose ed originali pizze, rigorosamente sfornate dal forno a legna. Al ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, se arrivi in atteso, mangerai bene. Se prenoti, sarai trattato da re. Chiama dunque allo 049 955 6070. Amici sportivi, buonasera. Buonasera, domenica molto importante. Innanzitutto un augurio a tutti quanti Martino. Abbiamo festeggiato il San Martino, una festa molto importante qui nel Veneto, soprattutto nelle zone limitrofe, nei paesi in particolar modo. Una festa antica, una festa soprattutto molto ma molto sentita. Questa sera andiamo subito con l'ospite. Siamo alla vigilia di una partita importantissima per l'Italia. Abbiamo un'anteprima, una chicca, abbiamo un nuovo CT della nazionale, si dice così, si vocifera quantomeno che ci sia questo avvicinamento. Ciao Piero, ma ne approfitto di una cosa, parliamo proprio di questa chicca, anche andando ad analizzare una cosa tua personale, la tua targa, cosa dice della tua auto? Quindi visibile, prego. La mia targa della macchina è proprio un CT. Commissario tecnico, come ma solo di domanda, sia. Ma scusa Piero, ma siamo sicuri alla fine cosa c'è della targa? Yes, perché yes, alla fine c'è la Y e la S. Qua siamo rigorosamente ovviamente inglese. In diretta, quindi andate a vedere la targa di Giampiero che sicuramente troverete la risposta che volete. E va di moda adesso la nazionale, attenzione, domani, soprattutto. Domani dopo diremo qualcosina, dai. Sarà fatto. Innanzitutto sarà fatto. Però mi devo... Prego, un po' prego, scusare con i nostri amici sportivi in ascolto, perché oggi dovevamo avere ospite una società dei dilettanti che all'ultimo minuto, anzi l'ultima ora proprio, per essere più precisi, ha dato forfè. Non sono riusciti, non ce l'ho fatta per impegni e non sono potuti essere qua presenti. Quindi ci scusiamo, saremo noi, parleremo sempre però di calcio, come direbbe Agostino, come piace a noi. Esatto, dilettanti in gioco, vai, quindi Marco. Neanche in zona Cesarini siamo stati avvisati. Esatto. Ecco, io approfitto anche dell'occasione per salutare il presidente della Tagliolese, una squadra che milita in prima categoria, proprio perché dopo andremo ad aprire un discorso con Giampiero, lui proprio predilige la politica dei giovani. C'è molto molto da parlare di questo fattore, di questo settore, diciamo. E inizierei proprio così, Giampiero, facendo un po' una domanda provocatoria sul lancio dei giovani sia nazionale sia nelle categorie più, fra virgolette, più basse, no? Sì, allora no, io ti ringrazio Marco, perché questa di giovani adesso attualmente va anche di moda, visto un po' quello che sta succedendo sia nella nazionale italiana, ma soprattutto nei campionati nostri professionistici in Serie A e Serie B, ma soprattutto nella Serie A, dove che i ruoli chiave, diciamocelo pure francamente, i ruoli chiave sono appannaggio di stranieri. Quindi la difficoltà sempre di reperire nei ruoli più importanti, più delicati della nostra nazionale, qualche giovane, qualche promessa. Poi una cosa che siamo carenti in Italia, questo l'ho detto anche 4-5 anni fa in occasione delle nostre rappresentative sia provinciali che regionali che io vedo, purtroppo siamo carenti dei famosi marcatori. Quello che una volta
nell'Euro Rocco era la potenza, il catenaccio, il famoso catenaccio, ci si chiudeva, le marcature strette a uomo non esistono più. I marcatori, purtroppo, è una categoria protetta dal WWF perché è in via di estinzione. Noi Questa è la realtà. cercheremo, bravo Piero, e io approfitto anche ovviamente per dare il numero degli SMS che è il 393 810 7730, ripeto 393 810 7730. Vi aspettiamo numerosi, siete stati bravissimi le puntate scorse, dobbiamo migliorarci ovviamente, mandateci, questo può essere anche un argomento sul Esatto, quale ma diciamo vertere anche, che va a vertere la serata. Vertirà su questo tema, diciamo, che riguarda ovviamente anche il settore dilettante. Noi ci teniamo perché più volte in trasmissione con gli ospiti che vado, non voglio citare perché vado a dimenticare sicuramente qualcuno, però abbiamo ribadito il fatto che è molto importante lanciare i giovani, altrimenti gioco forza, la cosiddetta esperienza non se la fanno mai, perché se mai li lanci, mai ovviamente possono fare esperienza. è vero, perché anche oggi che sono andato a riprendere qualche immagine della partita, che poi manderemo in onda anche con le interviste degli allenatori, due squadre che ha inserito parecchi giovani e, guarda caso, erano prima e seconda in classifica. Bella partita, veloce, dinamica e anche con buon arbitraggio. Quindi Giampiero, dato che siamo caldi, questo sta a dimostrare che non è detto, l'esperienza ci vuole, per carità, però non è detto che una squadra giovane crei problemi, tutt'altro, cioè il giovane può dare entusiasmo, può dare linfa vitale, può dare Ma quel assolutamente, guarda. guizzo, diciamo, quel guizzo di novità, quella ventata di novità che può portare bene, no? Guarda, assolutamente, sono d'accordo perché se ti ricordi quando abbiamo vinto i mondiali con Enzo Berzot, lui non ha fatto altro che tirare le somme di quello che aveva fatto un certo Fufo Bernardini, che aveva fatto roteare nella nazionale qualcosa come 50-60 giocatori, e lì il Berzot poi ha tirato le somme e Ha siamo andati. preso. Siamo andati anche troppo avanti perché sarebbe ora di ricominciare. Lo so che l'Italia non può non partecipare a europei e mondiali perché il nostro gioco, la nostra nazionale, il calcio, che è il nostro sport numero uno qua in Italia. Però dobbiamo cominciare a continuare e puntare sui giovani. Non si sbaglia mai sui giovani. Magari arriverà davanti alla porta, 2 metri dalla porta, sbaglierà anche il gol, però ci mette l'anima, corsa, impegno e volontà. Quindi Giampiero mi stai dicendo che a livello di seconda, terza, prima, promozione, eccellenza, diamo spazio, io li vado per data, Certo. diamo spazio ai 99, ai 98, ai Certo. 2000, 2001, diamo spazio perché il calcio italiano ha bisogno di Certo. loro. Fatta questa doverosa, diciamo, premessa anche che offre molti spunti, speriamo anche da casa, io chiamerei subito in causa ovviamente il puntualissimo Davide per la prima rubrica che tu e Giampiero andrai a commentare. Bene, allora andiamo subito, innanzitutto ricordiamo che questa rubrica di chi sale e chi scende, in pratica sarebbe il nostro ascensore sportivo domenicale, mi viene voglia di dire così, Sempre aperto. è offerta da Teddy l'Orso di Costa Chiara, tutto abbigliamento per bimbi in zona San Lorenzo di Almignasego. Guarda caso, il San Lorenzo oggi ha vinto e quindi mi ha Porta fortuna. portato bene. E quindi abbigliamento che va bene per i nostri bimbi, pulcini, piccoli amici, esordienti nel calcio. Allora, Giovani. e i giovani, chi sale? Allora, il Ferley si scrolla di dosso l'ultimo posto in classifica, superando il Mortise. Sale anche lo Spinea, col nuovo mister Maurizio Bedin, quindi tradizione rispettata quando si cambia mister. Tradizione dice e vuole che la squadra vinca o quantomeno non perda. Quindi supera la crisi e a sorpresa anche il Torre. Chi scende? Pontecor, fra le mura amiche, subisce una brutta sconfitta, la quarta della stagione. Poi chi scende? Il nome Stefani, affossata nettamente
dal Val Brenta, è sempre più inguaiata nella parte bassa della classifica. Oggi avrei messo anche chi scende, oggi è scesa anche la nebbia. Va bene? Perfetto, grande, molto in forma, Piero, infatti aspettavo là che... Però che aspettavo se non una squadra nuova e adesso siamo rigorosamente, abbiamo la telefonata, ecco, abbiamo la telefonata in diretta, pronto? Sì, buonasera. Chi c'è? Con chi ho l'onore di parlare? Con Marco Michelazzo, calcio mestrino. Ciao Marco, grande, direttore sportivo grande, grande. Del Mestrino, non so se ti ricordi, siamo visti anche in un'occasione certo, di un torre Marco. Mestrino, per cui ci siamo conosciuti, sì. Beh Marco, io ti faccio subito la domanda, ovviamente non so se hai sentito l'inizio della trasmissione, però parlavamo di questa parola giovani che va di moda, no? Tu cosa ne pensi in relazione a ciò? Allora, io sono molto contento di partecipare a questa telefonata in questa puntata, perché noi come Calcio Mestrino siamo fautori di questo. Non vediamo l'obbligo, il cosiddetto obbligo dei fuori quota, ma bensì l'abbiamo tramutato in opportunità. Opportunità che portiamo di domenica in domenica, perché noi abbiamo giocato anche partite con 6 fuori quota, di cui ben 3-2000 dal primo minuto. Quindi questo, e non c'è l'obbligo, ricordiamo che non c'è l'obbligo in promozione del 2000, quindi questo ci tengo a dirlo. Bravo Marco. E questo ci permette di fare 3 cambi, togliere 3-2000 durante la partita e ancora essere a posto dal punto di vista dell'obbligo, a questo punto sì bisogna dirlo. Questo però non va a discapito, fortunatamente, facendo tutti gli scongiuri del caso, della classifica, perché in questo momento siamo primi in classifica. Quindi, beh, guarda Marco, permettimi di dire che la cosa vi fa molto onore, ti fa molto onore. Non abbiamo il pubblico qua, però sentirai un applauso virtuale per questo, perché noi, sai, ci dibattiamo per questo qui. E ce lo prendiamo bravo. Tutto. Sì, ve lo meritate ampiamente, anche perché tu mi hai dato già una grandissima, forse mi hai anche anticipato una domanda, cioè, e su questo mi fermerei assieme a Giampiero, la classifica paga. Cioè, una squadra che lancia giovani è prima. Finalmente va a cadere, diciamo, un dogma il quale dice no, ci vuole l'esperienza per essere primi, senza nulla togliere l'esperienza. Però tu stai dimostrando, tu inteso anche come società, ma io sto parlando con te, stai dimostrando veramente, hai fatto una piccola rivoluzione calcistica. Bravo, perché questo dimostra che hai avuto coraggio, però i risultati ti hanno ampiamente ripagato. Giampiero, hai qualcosa da dire, se non di arruolarlo in federazione come scouting che lancia giovani, no Marco? Tieni pronto Marco. Che... Intanto saluto Marco, sta facendo bene, hanno fatto bene anche l'anno scorso, per un pelo l'anno scorso c'erano, no una, c'erano 2 corazzate, tra Portovino e Arcella, e ha fatto lo scherzetto proprio alla nostra padovana Arcella, l'ultima partita di campionato, battendo la cella 4-0. Sta facendo molto bene, una società che sta operando bene sul settore, approfitto a salutare anche il mio amico Michele Baratello, è una società che ha sempre operato bene, sempre con i giovani, sta lavorando bene e chissà che finalmente anche quest'anno sia l'anno buono anche per la prima squadra per fare il salto e ritornare in eccellenza. Marco? Marco, sei mio omonimo, nome anche che mi ricorda il mitico Van Basten, ma tu sai giocare a calcio, sì. Io no. E ti faccio una domanda proprio in relazione ai giovani, no? Che spesso sono un po', fra virgolette, criticati sul fatto di essere distratti da altri sport, oppure vado sul diretto che fanno le ore piccole. Tu come vedi i tuoi giovani, ma i giovani in generale, se stimolati possono dare, no? Sì Marco, se stimolati possono dare, bisogna fare però una premessa. Anche noi giovani, tutti i nostri giovani, noi ne abbiamo 11 in rosa su 21, escono dal nostro settore giovanile a parte un 97, quindi questo ci aiuta a portare avanti il nostro credo, perché si possono avere anche quanti giovani vogliamo, però se poi la prima squadra va a tingere dalle primavere, esatto, dalle Beretti o dalle squadre più blasonate, tutto cade a quel punto, anche avere i giovani non serve, e lì secondo me ci servirebbe una rivoluzione o comunque un cambiamento anche a livello federale. Hai quale esperto? Poi glielo domandiamo. Che ci siano anche, sì, è giusto che ci sia l'obbligo dei giovani, ma che almeno escano
dal settore giovanile, perché così si tutelano le società e si mettono le società nella condizione di dover operare anche sotto e quindi investire in allenatori preparati, in strutture e quindi far crescere le società, perché anche l'anno scorso, Piero, permettimi, però a Portoviro vince il campionato, E però non ha. Portoviro ha una squadra, Bravo. una squadra. Se io tutto il budget di una società sportiva lo investo nella prima squadra, permettimi, probabilmente il Mestrino non sarebbe in promozione, ma sarebbe in categorie ben più alte. Perché questo è una premessa che ci tengo molto a fare, perché è importante. I giovani, ritornando alla domanda, Marco, scusami, Certo, vai, vai, scherzi, scherzi, prego. tornando alla domanda, i giovani sì, i giovani purtroppo al giorno d'oggi sono disturbati da mille altre cose, perché comunque la scuola non è più la scuola di una volta, è una scuola molto più impegnativa, hanno molte sfumature, rischiano di cadere in hanno non hanno vere e proprie famiglie, perché molte volte sono noi ci troviamo con ragazzi che hanno i genitori separati, genitori, un sacco di problemi familiari, e quindi il calcio a volte passa in secondo piano, purtroppo, perché questo è il discorso. Certo, vanno tutelati, va fatto un percorso, bisogna costruire anche le rose mettendoci dentro i cosiddetti vecchi giusti, perché Che purtroppo vanno a lì. bilanciare. Allora, Marco, ho detto Esatto. ci sarebbe da fare una puntata su questo, dopo vado con l'ultima domanda, però ho detto una cosa molto significativa, il fatto che siete a gestire anche altre situazioni, però hai detto un'altra cosa giustissima, ovviamente che il Mestrino potrebbe essere più in alto se investisse tutto sulla prima squadra, però siete in promozione, lanciate giovani, io dico che siete... Uso un termine giovanile, siete tanta roba, insomma, bisogna dirlo perché mi fa onore, però tu stai dimostrando, il Mestrino sta dimostrando, ripeto, ci tengo a ripeterlo, che osando in maniera oculata si riesce a essere primi, perché da quello che ho capito, regolamenti alla mano, voi di fatto giocate, come detto prima, con sei giovani praticamente ogni domenica, perché i Sì, 2000 non sono non l'obbligo, sempre, per carità, non sì, per sempre. carità, però c'è questa Però possibilità ogni comunque domenica. anche oggi siamo andati a giocarci lo scontro, prima noi primi contro la seconda e con 5 fuori quota. Voglio dire, Dopo ne questo. parliamo anche di Cosa questo. rara. Marco, io non so, tu hai una domanda, Piero, per Marco, perché è stato No, io molto volevo solo esaustivo. sapere se ormai c'è solo come antagonista il Mestrino, vedi solo il Valbrenta e basta. No, Piero, assolutamente, assolutamente. Anzi, visto lo schio di oggi, mi sento di dire temo più lo schio, ti dico la verità. È una squadra molto, non molto più o molto meno quadrata del Valbrenta o del Mestrino, poi siamo a 10 giornate, quindi può succedere ancora di tutto. Però lo schio visto oggi è una squadra completa, una squadra tosta, una squadra che si conosce, ha cambiato poco da 3 anni, una società solida, un impianto che merita categorie più alte, quindi sicuramente farà di tutto per arrivare più in alto. Quindi sicuramente le tre lì davanti se la giocheranno, ma non so dirti e non voglio dirlo chi più e chi meno ha Va possibilità. bene, Poi qualche outsider ci va sarà. bene, Bene, ok. Marco, io ti Ciao Marco, ringrazio. grazie. Forza Ciao, Mestrino e buona serata. grazie per il Grazie. messaggio. Ciao Marco, Grazie a grazie, voi. Ciao, grazie. ciao. Ha detto una Queste cosa, sono telefonate di qualità, dico, ha detto prego. una cosa giusta sul Portovino e purtroppo ci sono società, è vera, una è proprio il Portovino, che alle volte rinuncia ad avere i juniores che dovrebbero essere obbligatori proprio per il serbatoio della prima squadra, perché con una misera, misera spesa, rinunciando la penalità, con la misera spesa, non fa juniores e Perfetto. punta solo sulla prima squadra. Guarda, Vai. abbiamo dei messaggi. Allora, Leggi. i complimenti ai miei ragazzi del Sant'Ignazio, terzo dato positivo consecutivo, sotto due gol contro il Montaro, È recuperato con vero? bomber Vidale, mister Falferri. Complimenti, grazie Paolo, lo sai che nella trasmissione c'è anche qualcosa di tuo, quindi complimenti, ti ringraziamo dei complimenti, ma tu sei sempre presente. Paolo ha fatto il terzo risultato utile consecutivo. Bravo Paolo, Vai. sei rientrato alla grande in panchina. Riccardo, abito detto Collina, Ah, cioè, sì, ciao questo Riccardo, lo salutiamo Riccardo.
Riccardo è un amico nostro, ci segue sempre. Dal cartellino facile. Poi Vai. abbiamo, ciao Marco, ciao Giampiero, arbitro immenso a Campodoro per i big match, Giovanni Pertile, cuore immenso. Sì. Questo ancora riferito agli arbitri, altro tema molto importante dibattuto. Bravo Piero, largo i giovani, saluti Matteo e Mario. Quindi abbiamo un po' mosso questo discorso dei giovani. Guarda, E saluto, prego. oltre che Matteo e Mario, saluto la Simia e la Rodica. E abbiamo una notizia in diretta, il Padova è in vantaggio in quel di Pordenone, quindi va a Ok, consolidare il intanto primato in ricordo allora che classifica. siete Eccoci qua. sintonizzati sulle frequenze di Radio Sportiva che come tutte le settimane vi trasmette in diretta la radiocronaca della partita del Padova impegnato nel campionato di Serie C, Girone B. Padova attualmente capolista con Pordenone che è la bestia nera dei biancostudati negli ultimi due tornei, ricordo affrontata 5 volte. Negli ultimi due campionati la squadra nero-verde, una volta in Coppa Italia e 4 in campionato, e il misero bottino dei biancoscudati per queste 5 partite è stato soltanto di un punto. Tutte le altre occasioni il Pordenone ha vinto, ma il Pordenone allenato, lo ricordo, da Bruno Tedino, un Tedino che adesso sta portando il Palermo verso la Serie A. Mi pare che il Palermo oggi, se non sbaglio, abbia anche vinto, quindi dovrebbe essere capolista della Serie Cadetta. Quest'anno il Pordenone è affidato a Colucci, era partita benissimo la formazione Bene, Ecco, abbiamo, sì, Giampiero, lascio stiamo la parola a andando te perché devi bene. fare anche il punto della situazione, il punto Sì, sulla giornata di intanto oggi. qui a Ramarri, questa è la mia R, che è molto francese. Muda la francese, la Intanto francese. qui a Ramarri stiamo andando bene, dai. Allora, iniziamo un po' il punto della nostra domenica sportiva di dilettanti e iniziamo da l'eccellenza. L'eccellenza A, scherzi del calendario, oggi si incontravano tra loro le prime sei della classifica: Cartigliano Vigontina, Villafranca Veronese Belfiorese, Santa Lucia Golosine con la Provese. E attenzione, perché qua in pratica la Vigontina perde 1-0 con una rete subita al 94esimo. Villafranca Veronese batte la Belfiorese 1-0, la Provese e Santa Lucia Golosine 3-3. Quindi con questo abbiamo due ex aequo in vetta alla classifica, quindi Cartigliano e Villafranca Veronese. Quindi una classifica che però ogni domenica può cambiare. Andiamo in promozione, ci ha anticipato il nostro direttore sportivo Marco. Marco. La partita di cartello era proprio Schio Mestrino e bisognava capire se lo Schio riusciva a fermare il Mestrino. Il Mestrino non guarda in faccia nessuno, vince 2-0 e approfitta anche della sconfitta del 9 Stefani. Quindi Valbrenta è l'unica squadra che vincendo tiene e batte e rimane a seguito del Mestrino. Mestrino prende il largo addirittura su una diretta concorrente. Mi sembra che abbiamo Sì, una. noi diamo sempre precedenza agli ospiti, abbiamo un'altra telefonata, mentre siamo in diretta. Chi ho l'onore di avere in linea? Pronto? Chi c'è? Pronto? Sì, buonasera. Con chi parlo? Parla con Renato Milani, presidente del Nuovo Lodi da Calcio. Ciao Renato, benvenuto ovviamente Ciao, in trasmissione in presidente. diretta. Presidente, io ti faccio subito una domanda. Renato, ci conosciamo da vecchia data, oggi ho preso due ospiti che conoscevo, ma bene così. Presidente del Nuovo Loreggia, la domanda è scontata, parlaci di questo Nuovo Loreggia, società a dir poco storica, no? Sì, diciamo che il nuovo Loreggia è nata l'anno scorso, sulle ceneri, diciamo così, tra virgolette, del Loreggia Calcio, che militava in campionato superiore. Avevamo, come società, avevamo deciso di, diciamo, di ridimensionarsi, perché visto un po', dire, le annate, costi, non costi e quant'altro, siamo ripartiti con un gruppo di ragazzi, diciamo, ex ragazzi che militavano nel nostro settore giovanile negli anni addietro. Ci sono anche dei giovani 95, 96, 97, anche 98 abbiamo in squadra, e siamo ripartiti con questo gruppo di amici dall'anno scorso, con tutta la dirigenza che c'era prima, diciamo, con persone nuove, diciamo, dirigenti della società, quella vecchia. Il Loreggia è nato nel 69 come Calcio Loreggia, diciamo, ormai sono 50 anni che il Loreggia biancorosso è partito, no?
quest'anno stiamo affrontando il campionato di terza categoria. L'anno scorso avevamo fatto il girone di Treviso per motivi, diciamo, di geografici, diciamo, di gironi, di composizioni e quant'altro, e avevamo fatto un buon campionato, avevamo fatto la finale regionale, cioè provinciale della Coppa Città di Treviso, avevamo persa, diciamo, proprio all'ultimo minuto tempo supplementare, e che così ci poteva dare la possibilità di aver fatto la categoria superiore. Quest'anno siamo ripartiti, abbiamo, diciamo così, risistemato la squadra, diciamo, dei tasselli fondamentali per quello che è il gruppo, che per, come si può dire, rimpinguare il gruppo, e che siamo contenti, diciamo così, di come stanno le cose. E, cioè, il gruppo è catalizzato, siamo in 24. Quello che a me, diciamo, mi dà soddisfazione, non viene la parola giusta, che comunque forse l'ha capita tra virgolette, certo. E al venerdì sera, quando si ferma lì in sede per stare insieme, con un piatto di pasta, con un dolce, con tutti quanti, diciamo, tra dirigenti e giocatori e anche qualche tifoso, qualche sportivo, pensiamo di essere ragazzi che ci assistono alla partita la domenica, e lì siamo, sono contento, insomma, di come stanno andando. Beh, le diciamo cose, Renato, che allora quest'anno si vince il campionato? Diciamo che non è così facile, si vince il campionato, ci sono ancora altre belle squadre, perché abbiamo già incontrato delle squadre importanti, dovremo incontrare domenica prossima, abbiamo la partita, diciamo così, dell'Alta Padovana con la Virtus Agredo, che giochiamo nello stesso campo, che fa parte del, diciamo, derby. È un derby, diciamo, sì, chiamiamolo derby, insomma, perché l'Agredo segue, sì, diciamo, parecchie squadre del giovanile, certo. E quello è stato un accordo che avevamo fatto qua 5-6 anni fa per raggruppare tre società importanti: Domenico Savio, Campo Campetra e Loreggia, diciamo, no, con il settore giovanile. Il Loreggia Biancorosso è andato, continuava con l'attività, diciamo, di Unione, prima squadra. Quest'anno sì, gli Unione ne abbiamo fatte, perché avendo gli allievi sotto è giusto che la faccia, diciamo, la squadra, dove, esatto, magari per poter, diciamo così, far girare quei ragazzi più giovani, meritevoli, diciamo, da sotto, portarli su, come vi sto, diciamo, seguendo la trasmissione. È giusto, largo ai giovani anche da quella parte lì, insomma. No, Renato, io ci conosciamo da tanto tempo, io ho detto storico perché tu sai benissimo che io Loreggia l'ho conosciuta anni addietro, ovviamente, quindi quando parlavo di storico mi ricordo il vecchio Loreggia, che io ho frequentato quel paese. Approfitto per salutare tutti gli abitanti, che sono molto affezionato a quel paese. So che siete in prossimità della provincia di Treviso, il primo paese a Resana, per cui ho bellissimi ricordi. Ti faccio i complimenti, perché ti conosco tanto tempo e ho visto che ti manca la parola, praticamente sei un fiume in piena, quindi sei rimasto quello di una volta, che parli in maniera molto sciolta, ti fa onore, quindi ci vuole un presidente, perché è bene ricordarlo, tu sei anche un po' una figura storica del paese, quindi io penso che non c'era persona migliore che potesse prendere per mano questa nuova società. Ho parlato di giovani, abbiamo stuzzicato, abbiamo introdotto l'argomento, ti ho interrotto, scusami, ritorno, voi come siete con la politica dei giovani? Diciamo, nel raggruppare, diciamo così, i ragazzi per portare avanti il campionato di terza categoria, siamo ben piazzati. Abbiamo solo un 82, che è un centrocampista, un Pavan Alessandro, che è arrivato quest'anno, ha sposato la nostra, diciamo, la nostra causa, e sono contentissimo, che è quello più vecchio. Poi c'è un portiere, il resto sono tutti persone da 90, 91, 92, 93, 95, 97, guarda, sono veramente da quel lato lì, mi rincuora, perché nonostante si dice campionato minore, magari tante volte si vede meno calcio, si vede magari giocare meno, che non fa magari una promozione o quant'altro. Vedere giocare diciamo, determinate squadre anche nel nostro girone, che giocano a calcio, che fanno calcio, diciamo così, sul campo, sono contento di esserci riuscito assieme a Luca Stevanato, che lo saluto in diretta, che sicuramente sarà seguendo. Ci uniamo anche noi al saluto, ovviamente. Certo. Che Luca Stevanato, che è il capitano della squadra, che ha subito un infortunio importantissimo all'inizio, all'ultima amichevole
Vivoli, che poi iniziava la Coppa Città di Padova, che si è rotto il perno e che purtroppo comunque è sempre presente sia alle partite anche agli allenamenti quando può, che con la sua stampella arriva, carica la squadra, parla con, diciamo, è molto presente. Questa è una nota di merito per questo ragazzo, che è sfortunato, che comunque è stato uno dei autori sempre. E dopo anche Nardin, Andrea, che è un ragazzo qua di Piombino d'Esa, a 3 chilometri, diciamo, da casa mia, e abbiamo sposato questa causa assieme a tutti i dirigenti che ho detto prima, insomma, che abbiamo sposato di portare avanti questa avventura. Va bene, Presidente, ma abbiamo battuto il fanalino di coda oggi? Sì, abbiamo battuto... Pronto? Sì. Abbiamo battuto il Rampazzo, una squadra di giovani che veramente... mi ha rincuorato, vista la squadra che abbiamo incontrato, che sono tutti giovani del paese, è una frazione di qualche, diciamo, 1000 abitanti, che tutti sono tutti uniti, hanno questo campo sportivo, diciamo, che è comunale vicino alla chiesa, e nonostante magari la classifica, secondo il punto di vista, su questo caso che sono partiti quest'anno a fare campionato, vi devo solo fargli i complimenti di quello che ho visto oggi. Renato, scusa, ti interrompo, Rampazzo, lo specifichiamo che è un cognome comune veneto, però è una squadra di calcio, ovviamente, di Vicenza. No, ecco, perché è fatto molto bene tenere fuori l'esempio mentre ci ha giocato, perché magari uno pensa abbiamo battuto Rampazzo come abbiamo battuto un giocatore, in realtà. Rampazzo sono è due, una società sono, neonata sono de, due di Vicenza vicentine nel girone nostro padovano, la Rampazzo e la Polisportiva Pedezzi, che poi rimani davanti ai teleschermi, Presidente, perché vedrai le immagini e le interviste che ho fatto oggi proprio nella partitissima, attenzione, Campodonese, Polisportiva Pedezzi. Salutiamo Renato, io ti saluto, grazie veramente, non ti ho fatto domande perché hai risposto a tutto in maniera esemplare, ma lo sapevo, non avevo dubbi in merito. Io faccio gli auguri a Nuovo Loreggia, rinnovo ancora i saluti al paese al quale tu sai benissimo sono molto affezionato, perché ho dei ricordi stupendi, e alla prossima, Renato, ti vogliamo in trasmissione. Ciao Renato, grazie. Saluti, ciao a tutti. Ciao Presidente. Buona continuazione. Grazie Renato. Renato è proprio lo spaccato della storia dell'Loreggia. Nuovo Loreggia lotterà fino all'ultima domenica, lì ce ne sono 2 o 3. Interessante il girone, per quello che ho visto oggi, ho visto 2 belle squadre in meta, attenzione. Tu sei in giro per i campi, quindi puoi veramente carpire i segreti. Adesso chiamo ancora in causa Davide, che ovviamente con Enrico, con Harry mi sopporta. Abbiamo la seconda rubrica che Davide ovviamente con calma ci lancerà. Impresa Onoranze Trasporti Funebri Brogio, servizi funebri completi convenzionati con il Comune di Padova, abilitato al trasferimento salme da abitazioni, cremazioni, specializzato in lavori cimiteriali, loculi, lapidi, fioreria propria per ogni occasione, reperibilità 24 ore su 24. Impresa Onoranze Funebri Brogio, a Padova, a Cadoniche e a Vigo d'Anzare. Salutiamo anche l'amico Loris che ci dà la possibilità di dire e dare ogni domenica settimana da dimenticare. Allora, non si poteva non darla questa volta a San Marco, ho chiesto conferma per avere la sicurezza, perché alle volte si sbaglia a scrivere 1 a 0, si scrive 10 e 0. No, confermata, San Marco 10 a 0, quindi credo che anche per mister Ennio Tonfanoni sia una settimana da dimenticare. In questo risultato non c'è niente di particolare, nel senso che pensavo anch'io magari espulso il portiere, magari che quello di riserva. No, tutto regolare, già alla fine del primo tempo mi sembra che la partita fosse già sul 4-0, quindi probabilmente il San Marco non ha reagito e a quel punto il risultato è diventato più
eclatante. A te, Marco. Beh, Piero, guarda, francamente, quando tu lo sai benissimo, siamo in diretta. È una partita di cartello, eh. Certo, ma io le giornate. Non è fra ultimo... l'altro, è una rubrica, no? Che è una rubrica tua. Io la prendo sempre in diretta, anche il bello della trasmissione, e sono rimasto un po' basito perché ho visto il risultato. Vero, e pensavo, no, Davide non sbaglia mai con Enrico. Pensavo, vuol dire che Davide ha messo un qualche zero, numero in famoso. Più, uno zero, e allora sono rimasto un po'. Però tu mi hai confermato, sì, sono giornate che capitano, ahimè, il calcio è anche questo, però il calcio è bello perché si può anche ripartire. Beh, io direi che adesso siamo in perfetto orario, ecco, leggiamo questo messaggio e poi andiamo in pubblicità. Allora, complimenti al DS Mestrino, condivido tutto, anche sul problema dei fidelizzati, un'analisi perfetta, anche sull'osservazione di tante società che non hanno gli juniores. Se mi sarà permesso chiederò un incontro, buon lavoro. Beppi Ruzza, presidente, perfetto. Quindi abbiamo veramente lanciato una tematica molto importante. Voi continuate ovviamente a mandare i messaggi al 393-810-7730 perché il tema è scottante in senso sportivo. Davide, possiamo adesso andare ovviamente in pubblicità. Stabilimento termale Columbus, ad Abano Terme, un'oasi di pace e relax vicino alla città. Alle piscine termali trovate il vostro benessere fisico, vasche idromassaggio di acqua termale e cascate d'acqua. Columbus Thermal Pool, lo stabilimento con acqua termale al 100% per concedervi una pausa per il vostro benessere in acqua termale. Nel complesso termale vi aspetta anche il centro benessere Columbus Fitness Club, un'oasi di pace nel cuore di Abano Terme. Riscoprire bellezza e armonia del corpo. L'impresa funebre Alibardi di Gianni e Franco è presente dal 1948 nel settore delle onoranze funebri. Offre quindi il massimo dell'esperienza necessaria nell'organizzare qualsiasi servizio funebre. Sarete assistiti da un personale qualificato e serio che vi aiuterà a scegliere la soluzione migliore per voi e per la persona che è mancata, rispettando il delicato momento. L'agenzia garantisce la propria assistenza e consulenza 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, per pratiche e servizi di onoranze funebri su tutto il territorio nazionale. L'impresa funebre Alibardi è a 90 Padovana, in via Valmarana 20, con telefono 049 62 52 78, oppure a Padova in zona Arcella, in via Bonazza numero 75, con telefono 049 60 41 70. www.alibardiimpresafunebre.com. CAPA, Consorzio Revisione Veicoli, opera da più di 10 anni a Padova in via San Marco 47, in quartiere San Lazzaro, zona IKEA. CAPA fornisce un servizio altamente qualificato e professionale per la revisione dei veicoli, motoveicoli e anche tricicli. Il consorzio è costituito da più di 20 imprese artigiane appartenenti al settore delle autoriparazioni che si sono unite per garantire alla propria clientela, oltre al servizio di revisione, anche un'attenta e meticolosa messa a punto dei veicoli. CAPA, Consorzio Revisione Veicoli, fornisce anche un efficiente servizio di noleggio auto. Per informazioni su tutti i nostri servizi 049 80 78 411 oppure tramite il nostro sito internet www.caparevisioni.it, mediante il quale è possibile effettuare la prenotazione della revisione anche online. Per fortuna a Padova c'è il CAPA. Romy Stamp di Meneghello e CSNC, specializzata nella produzione di accessori per abbigliamento, calzature e pelletterie. Una grande struttura all'avanguardia con oltre 20 anni di esperienza per la creazione di gadget, portachiavi, oggettistica e articoli di ogni genere. Alla Romy Stamp, quando nasce un'idea, si sviluppa, cresce e il prodotto finito si concretizza in un vero e proprio gioiello di bellezza. La Romy Stamp, con un proprio ufficio di progettazione formato da tecnici altamente qualificati, è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di mercato. Macchine e attrezzature tecnologicamente avanzate, con il personale preparato in tutti i reparti, fanno della Romy Stamp di Vigonza una moderna azienda a livello nazionale. Il fiore all'occhiello con importanti realizzazioni di marchi e firme prestigiose a tiratura illimitata. Romy Stamp, in zona artigianale a Peraga di Vigonza, Padova. Telefono 049 89 33 051. In questo periodo di incertezza economica e di stravolgenti cambiamenti, diventa fondamentale crearsi tutele e certezze. Noi della Voltan Assicurazioni, del gruppo Unipol SAI, possiamo garantirti soluzioni efficaci per salvaguardare i tuoi beni, crearti una pensione e per proteggere la cosa per te più preziosa, la tua famiglia.
Voltan Assicurazioni, le agenzie vicine a casa tua. Rivolgiti con fiducia nei nostri uffici di Albignasego, Legnaro e Piove di Sacco, professionisti da mezzo secolo. Direttamente a casa vostra, le informazioni utili, i suggerimenti, i consigli degli esperti e le novità del settore. Divani d'arredo. La società Divani d'arredo di Torniero e Zenzolo nasce nel 1996 dall'esperienza ultradecennale dei soci Torniero Ugo e Zenzolo Luca. Nel corso di questo decennio, la società, pur conoscendo una continua fase di espansione, ha saputo mantenere tutte le qualità tipiche di un'azienda artigianale. Qualità del prodotto, cura dei particolari, servizi connessi alla vendita dei prodotti, consegna, montaggio, assistenza, creazione su misura. Tra le peculiarità della Divani d'arredo si ricorda la produzione di divani con il metodo Capitolé o la riparazione di poltrone e complementi d'arredo di carattere storico. Alla Divani d'arredo la soddisfazione delle esigenze dei clienti è motivo di vita della stessa società. Un consiglio da non perdere. Divani d'arredo, una garanzia assoluta in casa tua. Una firma prestigiosa per sempre. Divani d'arredo, solo a Campo San Martino, Padova, in via dell'Artigianato 23, telefono 049 96 30 866. Aperto anche il sabato pomeriggio con speciali offerte su tutta la merce in esposizione. Autolavaggi Tris, una sicurezza per la tua auto. L'azienda svolge attività di lavaggio auto e self-service ad Albignasego, Padova e Piave di Sacco. Self-service e box fai da te, unici ad avere 3 fasi su 4 ad acqua calda. Gli impianti dispongono di area aspirazione e vendita di prodotti in self-service. Per la pulizia di interno auto si usano esclusivamente prodotti di alta qualità Mafra. Autolavaggi Tris, nuovo e grande il tunnel dotato di spazzole antigraffio e con speciale trattamento di lucidatura. Fidati agli autolavaggi Tris dei fratelli Viale, centri benessere per la tua auto, nei punti di Albignasego, Statale 16, Piove di Sacco dietro il centro commerciale, a Padova via Po, uscita autostrada Padova Ovest. Autolavaggi Tris, e anche la tua vecchia auto ritorna come nuova. Ecco, rieccoci in studio, ovviamente siamo in perfetto orario, approfitto per ringraziare ovviamente tutti gli sponsor, ogni tanto bisogna farlo, e vado ancora a ricordare il numero di messaggi che è scritto anche in sovrimpressione, ovviamente 393 810 7730, dove potete inviare ovviamente i vostri messaggi che saranno ovviamente fonte di discussione. Vado un attimo con Piero. Piero, riprendiamo la seconda parte, diciamo, del punto della situazione. Cos'è successo negli altri gironi, praticamente? Beh, andiamo un po' a vedere cosa è successo nella nostra domenica sportiva ai dilettanti. E continuiamo con la promozione Arcella-Luparese. Era il big match della giornata. Un Arcella che doveva recuperare un po' 3 punti sulla lanciatissima Luparese. E il big match si è concluso in parità, quindi era solo l'Arcella che poteva fermare la corazzata, così è stato, ha limitato i danni. E passiamo in prima categoria, Aurora Legnaro, Nuova Monsenice. Nuovo Monsenice veniva dalle ultime 2 partite con 2 punti, Stroppale e Tagliolese. L'Aurora Legnaro di mister Pippo Maniero veniva alla grande le ultime 2 con 6 punti, con Bassa Padovana e Crespino. Quindi invariato 1-1, un classico pareggio che mantengono le distanze. L'Aurora Legnaro sempre in vetta alla classifica. Pontecor Bassa Padovana, un Pontecor che raccoglie molto poco, ultime 3 partite solo 2 punti, mentre la Bassa Padovana soffre di pareggite acuta, o vince o perde, e anche oggi ha vinto a Pontelongo, quindi la Bassa Padovana continua la sua corsa in una zona più tranquilla. Il Pontecor deve rivedere qualcosa. Rimaniamo sempre in prima categoria, Mellaredo Janus, anche questo un match di cartello, e come tutti i match di cartello qua finiscono in parità. Non approfitta né la Cuntarolese né lo Zianino. Andiamo in seconda, derby tutto di Montà, Sant'Ignazio Montà, un derby da paura, la paura fa 90, in questo caso il Sant'Ignazio perdeva 2
1-0, rimonta del Sant'Ignazio, partita che è riuscito a portare a casa mister Falferi almeno un punto. Andiamo in seconda categoria, attenzione alle sorprese che qua non mancano. In quel di Solesino, Sant'Elenese, Amatori Pozzo, prima Amatori Pozzo con la Sant'Elenese che annaspa un po' nella bassa classifica. Vittoria della Sant'Elenese, una vera boccata di ossigeno per la Sant'Elenese, ma soprattutto una vittoria sulla prima della classe che dà fiducia, morale e, come dico in questi casi, anche e soprattutto classifica. Rimaniamo in seconda, abbiamo già detto della Villa Francese San Marco, dando la, giustamente la settimana nera al San Marco, ma ricordiamo ancora per l'ennesima volta che era un big match, quindi importante, perché la Villa Francese aveva 16 punti, il San Marco 17, a ridosso siamo lì, quindi doveva essere una partita della svolta, che però non è stata per il San Marco, bensì per la Villa Francese. Rimaniamo in seconda categoria, altra partita, non era di cartello, però Codevigo, Bagnoli che la classifica è bugiarda, e un Codevigo che effettivamente è una macchina non da guerra, ma è una macchina da gol. Si sbalanza 3-0 e quindi un Codevigo che veniva da 5 vittorie consecutive, e quindi a questo punto, dopo il pareggio 1-1 casalingo con Casal Serugo alla quarta giornata. Ricordiamo che oggi si è giocata la decima, è un terzo di campionato e le panchine cominciano un po' a traballare. Rimanendo in seconda, San Michele Colombo, e attenzione perché qua è pari punti in classifica, un San Michele 2009 che vince alla grande, consolida la sua corsa verso l'alto e le ambizioni del San Michele. Io direi, mi fermo, abbiamo ancora delle parecchie partite. Carne a fuoco. Esatto, qua ci fermiamo. Marco, Piero, mi sembra di capire che le emozioni non mancano, ma soprattutto ho detto una cosa giusta, perché effettivamente io non voglio, lo domandavo. Rispetto al primo tempo, di qua, speriamo che sia un buon segno, o può darsi che sia un calo del Pordenone, non lo sapremo mai. Comunque intanto gustiamoci tra virgolette questo secondo calcio d'angolo per i biancoscudati, che viene battuto adesso sul settore di sinistra, prima eravamo a destra, ancora a Contessa che si prepara, vediamo che sta per prendere la rincorsa, il traversone, la palla in area, sta per arrivare dalla parte opposta a recuperarla il nostro Madonna, vediamo che la sfera però gli viene toccata in fallo laterale e quindi la rimessa credo sia per il Padova. Ma c'è anche un cambio, forse doppio addirittura, perché vediamo due giocatori. Allora, doveva uscire Serena ed entra Mandorlini, questo è uno. Perfetto, quindi eravamo in diretta con il calcio Padova. Mi viene un po' da sorridere Serena e Mandorlini, che sono i figli di due mister di fatto, no? Per cui è il calcio veramente strano. Per la cronaca, ma lo saprete perché Mazzagatti è molto puntuale, il Padova vince 2-1 in quel di Pordenone, quindi aveva pareggiato il Pordenone con Ciurria, Puzzetti ha riportato avanti il Padova. Piedi per terra, scaramantici, però abbiamo veramente un ottimo risultato. Piero, io ovviamente abbiamo ancora da parlare delle altre squadre, però io domando a Davide di lanciare la nostra terza rubrica, ovviamente, sì, bella, che simpatica. Sarai tu a commentare. Eccola qua, Davide, è veramente l'orologio svizzero e niente confronto a lui. Ecco vai, qua, Piero. Allora ricordiamo che la nostra Top 14, che sono in attesa i nostri amici calciatori sportivi di seguire, molto attesa, è offerta, alla TV. È offerta da Idroverde dei Fratelli Milesi, specializzata, lo ricordiamo, in impianti di irrigazione per giardini e soprattutto campi sportivi. Quindi andiamo pure con i nostri top 14. Numero 1, Agostini dello Janus. Numero 2, Fantin dell'Arcella. Numero 3, Traforetti, Polisportiva Pedezzi. Numero 4, Locrati, Aurora Legnaro. Numero 5, Mezzalo della Campodonese. Numero 6, Bertani del Codevigo. Numero 7, Trevisan del Monollo Mestrino. Numero 8, Casotto della
Sant'Angiolese, numero 9 Zambelli Virtus Agna, numero 10 Pavanello Tommaso, detto Tommy del Campetra, doppietta, numero 11 Braga del San Michele 2009. Allenatore di questa ipotetica formazione, mister Rossano Redi della Sant'Elenese. Arbitro il signor Pertile Giovanni della sezione Aia di Padova, designato in terza categoria a Campodoro per la partita Campodorese e Polisportiva Perenzi, che ricordo, state con noi perché abbiamo le immagini e le interviste di questa partita. Pubblico del Campodoro, della Campodorese, perché in effetti hanno fatto fumoseni, petardi, bandiere, striscioni, però sempre in forma corretta. Vai. Beh, diciamo che i fumogeni ci stavano in virtù della nebbia, hanno un po' fatto, è non buttarli in campo, bravo, magari altrimenti diciamo poi che hanno fatto un po' il mio giudice sportivo, hanno dato un po' di luce. Piero, io tornerei un po' per la statistica, un po' per la mia memoria, quel Rossano Redi, secondo me, sì, casomai se mi vuole confermare, sì, per messaggio, ha un passato nel Taranto, nel Taranto, sì, calcio. È lui, ex giocatore professionista, bravo, e ha sempre bene o male allenato nella bassa, non proprio bassa padrona. E no, quelle non delle parti di Taranto, non le della sue Puglia, no, diciamo, no, 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 no. Però so che sono, diciamo, le sue zone. Quindi, e anzi, approfitto per salutarlo perché un paio di volte tempo fa ci siamo trovati. E poi mi preme anche tornare su Bertani del Codevigo, che conosco personalmente, che ovviamente anche fa parte del settore giovanile. Codevigo va, però lo diciamo piano perché il presidente Adriano non vuole che se ne parli troppo. Comunque il mio complimento va anche a tutti quanti i top 14, tutti quanti i calciatori, che è bene evidenziare le loro caratteristiche ma anche prestazioni. Piero, hai qualcos'altro o vuoi bene, continuare con... Andiamo avanti con la nostra domenica sportiva, perché i risultati ce ne sono tanti, anche a sorpresa. Passiamo, andiamo in terza categoria, Campodonese Polisportiva Pedezzi, e per lo stesso girone altra partita interessante, la Curtarolo Comitense. Tra Campodoro e Pedezzi c'era uno scontro Padova-Vicenza, qua diciamo derby, è un derby anche qua, derby. Scontro al vertice, e attenzione, è risultato 1-1, è andato in vantaggio prima il Pedezzi, poi la Campodorese ha pareggiato, ed è un pareggio, attenzione, che avvantaggia il Loreggia, che abbiamo sentito anche Renato presidente Milani, Renato Milani, in questo caso avvantaggia anche il Loreggia. Poi Curtarolo Comitense, attenzione, partita delicata in chiave UEFA, ma anche e soprattutto per chi poteva puntare nei quartieri alti, sempre e soprattutto per la zona UEFA, ricordando che la Comitense è trascinata dal suo bomber Meneghetti, tripletta domenica scorsa alla Justinense, e oggi ancora doppietta di Meneghetti a Curtarolo, quindi 4-1 la Comitense, e la Comitense a ridosso anche del trenino della vetta della classifica. Rimaniamo in terza categoria, Arzer Grande Pellestrina, altra partitissima, la capolista Crocefisso, ricordiamola, con 18 punti, riposava. Bisognava capire chi ne approfittava tra Arzer Grande e Pellestrina. Bene, aggancio proprio dell'Arzer Grande, con questi 3 punti, 2-1 sul Pellestrina, aggancia proprio il Crocefisso in vetta alla classifica. Rimaniamo in terza categoria, San Giuseppe Avano Real Tavo, anche in questo girone la capolista Eugania Romolon con 15 punti, oggi riposava. San Giuseppe Avano era secondo ad un punto e quindi fa pieno bottino, perlomeno doveva farlo con Real Tavo, ma non è andato oltre i 2-2, però quel punticino aggancia l'Eugania Romolon in vetta alla classifica. E per concludere, diciamo anche che ritornando in prima categoria, prima vittoria dell'Atletico Conselve sul fanalino di coda Crespino, ancora
a 0 punti e ancora alla ricerca non solo della sua prima vittoria, ma anche del suo primo pareggio. Ah, un'altra particolarità che mi è arrivata adesso. Unione Volta Roncaglia, siamo in seconda categoria. Virtus Agna 1-1, ma Volta Roncaglia pareggia proprio in zona Cesarini. Peccato, potevano essere 3 punti per Virtus Agna, ma il Volta Roncaglia ci ha creduto fino in fondo. A te, Marco. Perfetto. Esaustivo come sempre, quindi mi sembra di capire, come dicevo prima, ricca di emozioni questa giornata, oltre che ricca di gol. Adesso hai parlato tanto, Piero, adesso devi ancora commentare, perché da calcio parlato passiamo a quello videato. Infatti abbiamo delle immagini che sarai tu a commentare, Piero, perché questa è merce che hai creato tu. Prego, sì, allora qua siamo esattamente sul campo del Campodoro, e come dicevo prima, partitissima di cartello tra la Campodorese, squadra padovana nostra di Campodoro, nuova, si è iscritta per la prima volta quest'anno in terza categoria e affrontava proprio la squadra vicentina, una delle due vicentine che sono in questo girone assieme alla Polisportiva Rampazzo. L'entrata in campo delle due squadre, pubblico che poi è aumentato in tribuna, qua siamo solo all'entrata. Beh, senza, bandiere, mi sembra di non vedere nebbia qua la nebbia, si è alzata, diciamo, poco prima. Diciamo che ci ha salvato, ecco. Certo. E vediamo il Pertile Giovanni, arbitro della sezione AIA di Padova, designato per questa partita. Pertile Giovanni, ormai sappiamo benissimo l'esperienza ormai per i vari campi, questo è un effetto ottico, lo slow motion, esatto. È la slow motion. Oh, ricordiamo che la Campodorese è in classica divisa grigia, mentre la Polisportiva Pedezzi è in classica divisa di color rosso. Divisa che si rifà un po' alla giornata anche, giusto? Anche alla giornata, sì. Proprio decisamente in tono proprio con il tempo. Esatto, ecco, ricordo che la partita... In base al meteo, diciamo. In base al meteo. La partita è stata molto bella, attenzione, è stata giocata a viso aperto. Tutte e due le squadre volevano portarsi a casa il punteggio pieno. Ricordando che la Pedezzi era distanziata dalla capolista per sole 2 lunghezze, quindi aveva la possibilità di effettuare l'operazione, quella che io chiamo operazione sorpasso. Questa era la panchina della Campodorese, con mister Belloni Alessandro, eccolo qua, ex grande portiere che abbiamo avuto anche in rappresentativa. Ecco, una partita, dicevo, veloce, giocata apertamente, non ci sono state barricate e anche il pallone scorreva via veloce. L'unico dato negativo che posso dire è che si sono tirate parecchie punizioni dal limite, parecchi calci d'angolo da una parte all'altra, e nonostante le due squadre avessero gli attaccanti di altezza, perché Pedezzi aveva il numero 9 che sarà stato 1,95 m, e anche la Campodorese aveva un bel pezzo da 90 davanti, però non si sono sfruttate tutte queste palle inattive. Marco, tu sai che anche nel calcio, beh, certo, le 70 bisogna sfruttare, esatto, dei risultati si fanno su palle inattive, e gli allenatori provano e riprovano in allenamento schemi, misure, proprio per realizzare. Poi, sai, se si battono 5 punizioni... Ecco, abbiamo anche l'intervista, Piero. Dopo il gol ci credevi sull'operazione sorpasso? Dopo i gol sicuramente sì, solo che dopo... Come era di fatto, dovevano spingere loro di più, ci siamo un po' chiusi, secondo il mio punto di vista, un po' troppo.
però dai, va bene lo stesso. Bella partita, due belle squadre. Sofferta negli ultimi minuti, sofferta, però ho visto sia la squadra tua ma anche gli avversari, ho visto che cercavano costantemente i tre punti. Eh sì, perché in una partita così si sa che chi emerge faceva il sorpasso. Abbiamo adesso il sorpasso domenica, loro riposano, se vinceremo in casa possiamo arrivare prima, ma è tanta lunga la strada che parlare adesso di classifica onestamente non mi va proprio, perché inammissibile parlare di prima, di secondo, di scontro diretto, già siamo all'andata. Cosa ti è mancato per portare a casa i tre punti oggi? Anche un po' di fortuna, una traversa, un palo, forse anche un po' quello. Bene. Però va bene così. Bene mister, grazie, buon gioco per il tuo proseguo del campionato. Luciano Belloni della Campodonese. Dopo il pareggio forse speravi nei tre punti? Beh, abbiamo fatto di tutto per vincerla sicuramente, abbiamo fatto un primo tempo decisamente sottotono e poi ci siamo svegliati il secondo tempo, diciamo che i pari secondo me è un risultato giusto sia per quello che hanno creato loro che per quello che abbiamo creato noi, insomma. Ti hanno messo un po' in difficoltà la Pedesi? Assolutamente, è una buonissima squadra, messa bene in campo. Io a Monselice 3 anni fa l'ho già vinto il campionato di terza, ma non era questo tipo di non c'era questo tipo di qualità, insomma. Devo dire che si è alzata molto e complimenti agli avversari. Noi dobbiamo fare di più sicuramente per vincere le partite. Ti faccio la stessa domanda che ho fatto al mister, sì, avversario. Cosa ti è mancato per portare a casa l'intera posta? Un po' di cattiveria, sicuramente un po' di cattiveria. E adesso domenica si riposa? Domenica riposiamo. Quindi hai modo di... Hai qualche infortunio? Sì, recuperiamo più di qualche giocatore, ne avevo 3-4 fuori, ma no, sono alibi. Io credo che i giocatori che mancano, l'arbitro, siano alibi. Penso che i perdenti trovano scuse, i vincenti devono trovare le soluzioni. Allora cosa dirai adesso ai tuoi ragazzi in spogliatoio? Che bisogna continuare a lavorare, il lavoro paga sempre. Bene, grazie mister, grazie, buon a voi per il tuo, grazie, proseguo e buon gioco a tutti. Bene, sono delle altre immagini, penso, ecco, abbiamo ancora, queste ancora sono delle immagini relative a un'altra partita, adesso abbiamo appunto la squadra, ecco, è un altro spezzone. Allora Piero, sentivo dei rumori, diciamo, molesti durante la tua intervista, poi abbiamo immagini che si sovrappongono, non capivo, hai rischiato qualcosa, però no. No, infatti ho messo anche la tifoseria perché è stata bella, calda, vincente, hanno incitato, dopo qualche contestazione all'arbitro, c'è sempre, fa parte del gioco, però sono stati contenuti, bello, folklore, bandiere, e fumogeni, petardi, no. Infatti ho sentito una coda di petardi e di quant'altro. Fra l'altro io saluto la Campodoro, voglio raccontare un aneddoto molto particolare perché ho idea che lo spettatore del Campodoro sia l'unico con due uscite. Difatti durante una partita io ho accompagnato la squadra in tuo spogliatoio, sono andato per vedere se c'era ed era uscita dall'altra porta, per cui mi sono un po' preoccupato. Questa ha due uscite, una dal retro e una sul campo, quindi un po' ingannevole, diciamo. Pensavo di aver perso la squadra. Abbiamo il nostro inviato, con chi ho l'onore di parlare? Sì, pronto, buonasera. Con chi parlo? Con Francesco? Sono Francesco, sì. Ciao Francesco. È ovvio che ti sento sempre carico, però forse lo sei ancora di più questa sera. Raccontaci di questo Padova, lo diciamo piano, Francesco Mezzalira, ecco come sua impressione. Attualmente virtualmente capolista, no? Sì, il Padova sta vincendo al momento al Bottecchia di Pordenone 2-1. E come hai visto, Francesco, ovviamente Pordenone è sempre un po' la nostra bestia nera, diciamo, ovviamente in senso calcistico. Come hai visto il Padova, diciamo, una squadra che ha una sua identità ovviamente, ma anche si sta facendo rispettare anche in trasferta, no? Sì, certo, oggi abbiamo iniziato magari un po' contratti, un po' in difficoltà, ma siamo venuti fuori alla distanza e al momento siamo in vantaggio. E ci puoi raccontare i gol, Francesco, di Berlinghieri il primo e di Puzzetti il raddoppio? Sì, allora il primo gol è venuto su contropiede del Padova, e con una conclusione prima di Guidone respinta dal palo e ribadita in rete da Berlinghieri.
poi Pulzetti, il gol di Pulzetti è venuto anche questo in contropiede oppure con azione personale, come è venuto? No, è stata un'azione manovrata che ha, in cui Pinzi ha liberato Pulzetti dentro l'area e il nostro capitano ha spiazzato il portiere avversario. Quindi gol meritato. Mi sembra, hai citato Guidone, mi sembra in gara di spolvero, no? Quindi si è sbloccato ma anche diventato anche uomo assist, no? Mi sembra di aver capito, almeno indirettamente, no? Sì, sì, è un giocatore fondamentale che adesso sta lasciando il campo gli ultimi 10 minuti dopo aver dato tutto quello che poteva dare. Vabbè, comunque ecco, adesso non so quanto manchi al termine, non dovrebbe mancare tanto. Francesco, ti domando, un po' i padovani vogliono saperlo, no? Però non sentirti gravato di questa responsabilità, ma secondo te il Padova lo porta a casa la vittoria oppure vedi qualche difficoltà? No, credo di sì, siamo già passati con la difesa a 3, quindi siamo abbastanza solidi, a meno di brutte cose, non dovremmo... Quindi siamo anche, con difesa a 3 siamo anche un po' spregiudicati, diciamo, perché difesa a 3 che stiamo vincendo, quindi il mister veramente è sicuro della squadra. E un'ultima domanda, Francesco, ti domando ovviamente come li ha chiamati Piero, i ramarri, come sono i ramarri neroverdi? Il Pordenone è una buona squadra, per quel momento siamo migliori, quindi speriamo che finisca così. Bene, bene, certo. Bene. Piero, qualche domanda per Francesco? No, bene, bene, speriamo che finisca così, quindi anche con questa vittoria il Padova non solo si conferma ma tiene distanti gli avversari più diretti, perché infatti ha 2 o 3 partite in meno, quindi il Padova è là, è là. Francesco, prima di chiudere ti domando una componente importantissima del Bianco Scudo, la presenza di pubblico in quel di Pordenone. Come padovani saremo almeno 700, quindi un buon numero. Bene, grazie Francesco, e io grazie, ti auguro un buon rientro, speriamo vicino. Ciao Francesco. Grazie, ciao Francesco. Ciao. No, prima dicevo, Piero, nella fretta, sapevi che il campo d'oro, lo spogliatoio ha due porte, no? Hanno entrata? No, perché se ti capita di andare, tu accompagni la squadra dentro, a me è successo, sì. Io aspettavo l'arbitro, sì. Ho aperto la porta e la squadra non c'era più, perché c'è una porta che dà direttamente sul campo, questi erano usciti e andati in campo. Esatto, io mi sono spaventato, esatto. Ho detto ho perso, arbitro, ho perso la squadra. Li hanno anche rifatti, hanno fatto un bel lavoro, sì. Però mi hanno tratto in inganno, però, pensavo di aver perso la squadra. No, anche fra l'altro mi è piaciuto molto lo spezzone che ha fatto la domanda al mister della Polisportiva, che ti parlava di classifica, dopo a un certo punto ha detto no, guarda, non voglio sentire parlare di classifiche, perché da buon napoletano è vero. Marcandella di testa corregge la traiettoria della sfera, viene buttato giù, calcio di punizione per il Padova, e quindi ha la possibilità di allontanarsi ancora una volta dalla propria area di rigore. Ecco, stavo proprio prima, volevo chiedere appunto a Francesco se giocava Marcandella, perché io l'ho visto l'altro giorno nel Padova Mestre, effettivamente è un ragazzo proprio giovane, 97. Bravo, veloce, e la velocità ha messo un po' in difficoltà gli avversari. Poi gli ha messo una palla a Guidone che era più facile segnare che sbagliare, attenzione, quindi sì, era... per carità, va bene. Ecco, no, infatti, però Marcandella... mi ha un po' anticipato, bravo, perché infatti nella fretta non ho domandato se c'era Marcandella, ma sembra che Bisoli gli stia dando ancora fiducia, perché... ma è impossibile non darla, esatto. Perché quando parte sulla fascia non lo fermi, lo devi segare, termine tecnico, sì, calcistico, sì. No, fa parte proprio del linguaggio italiano, diciamo. No, ecco, mi fa piacere, proprio non viene usato il termine, mi fa piacere, ecco, ci siamo un po' ricollegati al discorso dei giovani, vedi che veramente siamo... Allora, errore tecnico nel girone di terza categoria di Padova, oggi hanno giocato Curterolo Agredo 0-4 e Comitense Olimpia, quindi hanno l'errore tecnico, sta nel fatto che erano... è sbagliato di... no, non lo so, non capisco... Probabilmente va bene. C'è stato un errore evidentemente nel calendario, mi sembra di capire. Ringraziamo, perché per carità non siamo qua. Bene. Non siamo professori. Ah, no, vuol dire che a noi sta bene. Vuol dire che ci seguono. Bene, bene. Diciamo che l'abbiamo messa alla prova. No, bene, a noi fa solo piacere che ovviamente vengono puntualizzate le cose, ma noi siamo qua apposta. Non dovremmo avere delle altre immagini, il buon Davide ce le manda sicuramente, siamo quasi addirittura d'arrivo, ecco qua.
Ovviamente abbiamo il Mestre contro il Renate, e il Mestre è ovvio che non possiamo non dire che gioca con la maglia arancio-nera, non arancio-nero-verde, perché confesso di aver fatto un lapsus qualche settimana fa, storia è storia. Abbiamo appunto il Mestre contro il Renate, Renate in maglia bianca, la sorpresa neanche più tanto di questo campionato, splendido il gol di Gomez che si gira in area praticamente, non dico da solo, ma fa effetto una giravolta veramente eccezionale e va a veramente mettere la palla là dove il portiere, ovviamente Mestrino, non può arrivare. Veramente un gol di ottima fattura, direi di categoria superiore, come si sta dimostrando anche Renate, che è un po' l'antagonista del Padova. Ancora Renate in avanti, si accartoccia il portiere in maglia verde, ecco c'è l'elemento verde nel Mestre, ancora il Mestre che si fa pericolosissimo, ma è il Renate che si distende in avanti in maglia bianca ovviamente, ecco qua, è grandissimo il raddoppio di Gomez, autore di una doppietta personale, splendida l'azione, vorrei dire, come si dice in gergo, al rimorchio Gomez, ecco, segue proprio la palla, anticipa addirittura due difensori e la mette proprio nel set, il portiere ovviamente non ci può arrivare, ottima l'azione del Renate che veramente la fa da padrone, ma risponde molto bene Spagnoli del Mestre, come diceva giustamente Piero, una squadra che gioca molto bene al calcio, quindi mister Gironelli ci sa fare, grande, beh, tre gol diciamo di pregevole fattura, anche qui l'attaccante si gira molto bene, veramente fa sfilare la palla e veramente mette praticamente il difensore, lo spiazza praticamente e insacca, va a gonfiare la rete del 2-1, quindi il Mestre ci crede ancora, diciamo, con un tiro abbastanza innocuo, però il Mestre preme, infarcito anche di ex padovani, anche padovani di adozione, diciamo che Zironelli ha anche allenato qua nel Padovano, vicentino di nascita, e ancora il Mestre, siamo nel secondo tempo, che tenta ovviamente di acciuffare quantomeno il pari, bella conclusione di poco al lato, quindi il Mestre ci crede, una squadra che abbiamo visto non molla mai, come ha fatto anche con il Padova, tiro alto sulla traversa, però ancora però il Renate che non ci sta ovviamente, sta vincendo ovviamente, non vuole subire il ritorno del Mestre, ottimo lo schema, il portiere va ad abbrancare la sfera, ma ancora Mestre in questo leggero predominio territoriale, va veramente il portiere in due tempi a parare, ma la difesa pronta a proteggere l'estremo difensore, ancora il Renate, traversa clamorosa del Renate che poteva fare anche il 3-1, l'arbitro sembra espellere un allenatore, dovrebbe essere quello del Renate, sì, perché Zironelli lo conosco diciamo dal punto di vista come fisionomia, ecco l'arbitro sancisce la fine, il Renate va a cogliere un importantissimo successo in trasferta. Piero, tu hai visto il Mestre, però il Renate possiamo dire che Renate non è più una meteora, Renate, no? È l'outsider e bisogna vedere quanto reggerà fino alla fine del campionato. Io ho visto il Mestre allo stadio Lucano, il Mestre ha giocato bene, gioca a calcio, il Padova ha vinto. Questa è stata un po'. Questa fa una sintesi, diciamo, che la dice tutta. Purtroppo gioca bene, ha dei numeri, ha delle qualità, ma il Padova gli è andata bene. Ha fatto due gol. Abbiamo Sottovia, abbiamo Zecchin, Favaro in porta, Gironelli. Parecchi ex. Esatto. Abbiamo anche, Neto Pereira che Perna, lo voglio, bravissimo. Lo voglio sottolineare, Neto Pereira, tu c'eri, non ha esultato al gol. No. Questi sono quei gesti che vanno sottolineati, no Piero? È vero, confermo. L'aveva detto, Perna mi sembra che sia... diciamo, non so se fa il torneo di bocce con te perché è campano Perna, per cui anche lui ha militato nel Padova 3 anni fa. Dovremmo avere un altro contributo, che siamo addirittura d'arrivo. Ecco, la grande novità ovviamente, ricordiamo, non è più novità qua, che FTV 24 è la Lega Pro. Adesso abbiamo Bassano Feral Pissalò, e anche qua abbiamo un altro ex sulla panchina della Feral Pissalò, abbiamo quel Michele Serena che tanto è rimasto legato al calcio Padova. E anche qui abbiamo un risultato abbastanza a sorpresa, siamo al mercante di Bassano, con il Bassano con la classica divisa, diciamo nera e gialla, però il Feral Pissalò in tenuta bianca si difende, sta attaccando, si difende dagli avversari molto bene
in azione di attacco, il Bassano che prova avanti. Vorrei sottolineare il manto erboso perfetto dello stadio di Bassano, a mio avviso anche un ottimo stadio. Ancora il Bassano in avanti, ovviamente alla ricerca di punti, un palo clamoroso che poi viene ribadito in gol. Ecco la prontezza dell'attaccante di non mollare mai, di farci trovare pronto al momento giusto. Il palo respinge, lui è là come un rapace a siglare il gol di Laurenti, quindi Bassano che passa in vantaggio, risultato importante anche per il morale ovviamente del Bassano. Ecco qua il palo netto e ecco è bravissimo l'attaccante incunarsi fra le due maglie dei difensori. Ancora però il Feral Pissalò che non molla, sfiora il pareggio, ancora però Bassano in avanti a un po' a sancire, un po' a consolidare il vantaggio, colpo di testa in girata alto sulla traversa, ancora Bassano, ancora di marca diciamo bassanese questa fase di gioco con un tiro e una grandissima parata, tiro a giro simile a quello di Gomez del Renate, ma il portiere del Bassano c'è e si vede che c'è. Ancora il Feralpi, tiro alto sulla traversa, un po' velleitario, come da dimenticare, tentativo un po' presuntuoso, ma ci sta. Ecco qua ancora un passaggio al portiere, di fatto diventa un passaggio al portiere. Siamo passati al secondo tempo, un grandissimo numero del giocatore del Bassano, ma i due portieri sono stati molto impegnati, ma sono stati trovati sempre molto pronti. Ancora fra Pisalò 1-2 veramente spettacolare in aria, palla alta sotto traversa. Adesso il Feralpi meriterebbe quantomeno il pareggio, perché veramente è un monologo bianco, possiamo chiamarlo tranquillamente. Ancora il Feralpi, passaggio morbido in aria, va a stoppare molto bene, aggancia la palla in maniera deliziosa, come si dice Piero in gergo, dà del tu al pallone. Esatto. Ancora il serpentina a mo' di slalomista fra le maglie bianche di Fabio Salò, ancora Fabio Salò però che non molla e va ovviamente l'azione al pareggio, va a pareggiare Ferretti, splendido lo stacco di testa, splendida anche l'azione, ma era un po' di tempo diciamo che la Feralpi stava attaccando e stava meritando minimo il pareggio, ottima l'azione, rivediamola, cross morbido, va l'attaccante a staccare veramente un gol anche di potenza fisica, perché non si appoggia sul difensore ma lo va proprio a sovrastare fisicamente. Ancora Feralpi in azione, conclusione come dice Piero da dimenticare come la sua rubrica. Adesso ancora il Bassano, siamo sull'1-1, quindi partita apertissima, e qua il Bassano si divora proprio il raddoppio che sarebbe stato molto importante. La legge del calcio stabilisce che a gol mancato, gol subito, sì. Ma uno splendido gol, Staiti la mette là dove c'è qualche ragnatela sotto quella posizione della traversa, va a togliere veramente l'ultimo nido che c'era. Definire il tiro della domenica. Ma un grande gol. Quindi se tira 100 volte il pallone non va. Non lo fa. Però posso dire la Lega Pro ci ha offerto ancora dei gol di ottima fattura oggi. Veramente abbiamo visto. Ecco, finisce la partita al Mercante, la Feralpi va a cogliere 3 punti veramente. Possiamo dire che tutti giocano per il Padova in quel nel girone nostro. Questo lo possiamo dire. Evidentemente qualcuno. Perché io ho visto anche Padova Bassano a Leuganeo e il Bassano non ha fatto un tiro in porta. Il giocatore più forte Minesso, ex Cittadella, quando giocava nel Cittadella lo faceva giocare sulla fascia destra, rapido, veloce. Il Bassano lo fa giocare a ridosso delle punte, quindi neanche un tiro in porta a fare il Bassano. Quindi con questi risultati chi ci guadagna e chi ringrazia è sempre mister Bisoli. Beh, sicuramente Piero, apriamo questa piccola parentesi, è ovvio che qualcuno ci dà una mano, ma la fortuna aiuta anche gli audaci. Siamo in chiusura praticamente. Piero, come tu hai aperto, ti lascio chiudere. No, allora, intanto ovviamente siamo rimasti, abbiamo fatto una trasmissione. Sì. Prego. Intanto confermo che c'è stato un Pirlo nelle squadre, era Comitense Olimpia che ha vinto la Comitense e Cuntarolo Virtus Agreto. Poi ricordiamo anche che in
ieri, purtroppo è deceduto il papà di Federico Zambò, quindi condoglianze a Federico Zambò e anche da tutta la nostra redazione. redazione sportiva di Caffè TV Federico Zambò, 24. ricordiamolo, dirigente del Del Codevigo, Codevigo, ex ex arbitro, arbitro che avremo persona che anche è in questi studi. sempre rimasta nel mondo del calcio e anche e soprattutto nei dilettanti per quello che fa Permetti Piero, Codevigo. mi unisco personalmente perché proprio ho ricevuto anch'io il messaggio in diretta, scusatemi proprio il termine, da parte di Federico e ovviamente mi unisco anch'io a questa grande perdita e saluto anche Federico. E Prego, anche Federico. un'altra perdita, proprio l'altro giorno, un incidente stradale con il suo nuovo scooter, ragazzo 16 anni, allievo della Villa Franchese. Purtroppo è deceduto, non si è capito come, e quindi oggi non si è giocata la partita degli allievi. Ragazzo Violet, ripeto, 16 anni, con lo scooter, grave perdita, lutto in famiglia e anche Sì, qua l'ho le sentito nostre l'altra sera, infatti lui condoglianze. rientrava dalla scuola, dalla Severi Ai di Severi, lì in Mortise, strada, e quella due strada l'ho palazzi, fatta, mi l'abbiamo aveva fatta tante volte, l'ho telefonato. fatta tante volte anch'io, mi unisco anch'io al dolore della famiglia, Eh sono sì, perdite immani, quindi brutto. noi per quanto poco siamo vicini, Lo ovviamente so. atleta del Villa Franca, ovviamente lo ricordano anche come un ragazzo molto spigliato, andava anche bene a Una scuola, scuola, bravo bravo, ragazzo. bravo ragazzo, Probabilmente lo purtroppo. scooter nuovo gli ha giocato qualche Aveva scherzo. la moto comprata a settembre dai genitori, quindi ci uniamo anche al dolore della famiglia. Piero, siamo allora chiudiamo dando una buona notizia che il Padova va a vincere in quel di Pordenone, come ci dicono, come un mio Bene. valido collaboratore che saluto Massimo, che mi è sempre qui dietro, che mi assiste, mi supporta, mi sopporta, ma soprattutto mi supporta. Grazie Massimo, Con lo ti stesso saluto. risultato invece ha perso, al contrario, il Cittadella, Bravo, 2-1. Perso il col Cittadella Parma, che il Parma sta andando molto bene. in Piero, casa. se vuoi andare con i saluti oppure No, concludere, ecco, non. salutoci, un arrivederci a domenica prossima e basta, buon gioco a tutti. Ricordiamo anche la replica, Marco, La forse. replica la ricordo io a mezzanotte e mezzo, 00:30, ovviamente questa sera, quindi dopo la domenica sportiva o quant'altro, andate a rivedervi le immagini. Noi vi ringraziamo tantissimo per i messaggi, questo per noi è molto importante. Vi saluto, un abbraccio a tutti, ci rivediamo alla prossima. Ciao amici sportivi, alla prossima. Ciao, buon gioco a tutti. Questo appuntamento vi è offerto da Già che ci sei. Il nome nasce per caso da una battuta tra amici. A Cartura, in provincia di Padova, ora una cucina che profuma di ambiente familiare. Già che ci sei, un'attività che si tramanda di padre in figlio. La signora Claudia con il signor Settimo ed il figlio Enrico vantano infatti una esperienza trentennale nella ristorazione. La vera passione è onorare le materie prime. Dal pesce l'occhio attento su tutte le specialità. Dai spaghetti allo scoglio al risotto nero di seppie. Dal pesce fritto alla paella. Ah, già che ci sei. Tante nuove idee per realizzare gustose ed originali pizze, rigorosamente sfornate dal forno a legna. Al ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, se arrivi inatteso, mangerai bene. Se prenoti, sarai trattato da re. Chiama dunque allo 049 955 6070.